Una giornata memorabile quella del 19 luglio per la FIFA Security, azienda leader nel campo della sicurezza che ha tagliato il traguardo dei 20 anni di attività, inaugurando i nuovi uffici che rappresentano una tappa importante di crescita e sviluppo. FIFA Security è nata da un carissimo amico che faceva il gioco delle parole. Si trovava a parlare con noi, eravamo a Pescara in un bar del centro, vicino alla piazza, e giocava con i nostri nomi. Io mi chiamo Filiberto, mio fratello si chiama Fabio. Ha combinato queste lettere col nome FIFA Security. La società è nata soprattutto sulla base di questa, perché nel lontano 82 io inizio da ragazzo nel mondo della sicurezza a conoscere che era molto difficile e pochissimi praticanti nel mondo della sicurezza nell'82, molto per gli anni che vivevo all'Italia, non si trovavano operatori per farlo. Io ho iniziato, poi dopo un ventennio mio fratello mi ha detto: perché non facciamo qualcosa insieme? Detto, se non lo faccio con mio fratello, con chi lo faccio? E ho avuto sempre un rapporto stupendo. E le basi, io ho detto, il nome è FIFA Security e l'abbiamo trovato. Il campo è la sicurezza, bene, e ce n'era sempre più bisogno, ma oggi ancora di più di ieri. E la base era questo. La storia di famiglia si intreccia con la storia del territorio e poi varca i confini regionali. Oggi è un giorno importante perché un po' abbiamo unito l'inaugurazione dei nuovi uffici, fondamentalmente questa struttura che contava, era più o meno aveva una dimensione di 900 metri quadri, oggi passiamo a 1200 metri quadri. Questo è il cuore diciamo, pulsante dell'attività FIFA Security che poi comunque si estende su tutto il territorio, oltre il territorio nazionale. Quindi abbiamo uffici amministrativi, logistici, gestione del personale e quant'altro, insomma. A tagliare il nastro con i titolari Filiberto e Fabio D'Angelo, il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo, orgoglioso che la sua città ospiti un'azienda leader a livello nazionale nel campo della sicurezza aziendale e personale. La FIFA Security non è un'eccellenza solo del territorio sammettese, ma è un'eccellenza di tutto il territorio nazionale. È una società che è cresciuta negli anni, si è saputa sempre rimettere in discussione. È una società che comunque ha lungimirante perché ha programmato il proprio sviluppo soprattutto sulla formazione delle persone e i risultati insomma sono sotto gli occhi di tutti. La FIFA Security oggi è chiamata in manifestazioni veramente importantissime, una delle ultime che ricordo è il Festival di Sanremo, ma tanti altri eventi dove appunto c'è bisogno di qualità e di sicurezza soprattutto. E la FIFA Security ha dimostrato di essere all'altezza di della situazione. L'elemento distintivo dell'azienda è da sempre la formazione, punto chiave di una professionalità che ormai in tutta Italia conta circa 1500 addetti. Noi, oltre ad essere comunque un istituto di sicurezza privata, un istituto di vigilanza e investigazioni, siamo comunque ente di formazione regionale, quindi comunque oltre che accreditati presso l'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive, presso il Ministero degli Interni. Quindi la formazione è a fondamento, la base comunque della nostra attività, nel senso la qualità, la garanzia dei servizi nel campo della sicurezza passa necessariamente attraverso la formazione degli uomini. Molte importanti aziende, tra Marche d'Abruzzo e oltre, da anni affidano la propria impresa alla competenza e all'esperienza della FIFA Security, rinnovando ogni giorno la fiducia. Beh, nel 2011 cercavamo un'azienda che ci facesse determinati servizi su tutto il territorio nazionale, abbiamo trovato e contattato FIFA e da lì è nato il nostro rapporto di lavoro e di fiducia. Perché appunto è vincente il modello FIFA? Beh, sicuramente ha persone preparate e le ha su tutto il territorio nazionale, quindi diciamo che va a coprire tutte le nostre esigenze. Come è cambiata anche nell'ultimo decennio la sicurezza, il bisogno di sicurezza un po' in generale? Beh, a livello generale è cambiato perché il tenore di vita delle persone è cambiato. Diciamo che poi da dopo il Covid c'è stato un'escalation di furti, di servizi, di richieste di servizi perché c'è un sempre più crescente problema di delinquenza. Sicuramente E per combatterla c'è bisogno di gente in gamba. per combatterla c'è bisogno di gente in gamba, soprattutto formata.
A festeggiare la FIFA Security tanti clienti, amici, collaboratori, membri delle forze dell'ordine e non è voluto mancare anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. C'è tanto bisogno di sicurezza, questa è la provincia che è la più sicura in Italia grazie a una grande integrazione tra le forze dell'ordine e anche ovviamente gli istituti di vigilanza privati, quindi con FIFA c'è un grande rapporto di collaborazione, quindi svolge da 20 anni un importante lavoro di sicurezza e anche per garantire sicurezza negli eventi. Noi abbiamo visto nel raduno azione dei bersaglieri l'importanza degli operatori privati insieme alle forze dell'ordine per garantire sicurezza e anche il controllo del piano di sicurezza. Con il sindaco di Sametto stiamo lavorando sempre di più per progetti di territorio e quindi con una buona relazione tra pubblico e privato possiamo elevare il territorio verso l'alto, facendo crescere le eccellenze del territorio e lavorando insieme, riportando anche esperienze dall'esterno, perché con FIFA abbiamo avuto un incrocio anche al Festival di Sanremo, quindi porta il nome del Piceno anche nei grandi eventi nazionali. L'obiettivo di garantire sicurezza, serenità e quindi buona riuscita degli eventi parte da San Benedetto e arriva in tutta Italia. Un'idea sì di imprenditori, ma con un obiettivo sociale. Noi investiamo tanto sul nostro comune, soprattutto sia perché ci abitiamo, sia perché mio nipote e i suoi figli vivono in questo territorio, ci teniamo ancora di più che tutto quanto sia fatto bene. E l'abbiamo ripetuto in altre parti d'Italia di cui ci siamo trovati, perché man mano andando avanti, man mano che hanno visto come lavoravamo, tutti quanti ci hanno invitato a fare la stessa cosa in giro per l'Italia. Noi ci occupiamo del Festival di Sanremo, non un anno, più anni, ci sarà un motivo. La Biennale del Cinema, che adesso ci torneremo, evento internazionale sul cinema di più giorni a Venezia, al Lido, non facile ma ci siamo. Siamo al Moto Mondiale, al Mugello, sono 11 anni, 12 anni, a Merano che è il Merano Wine Festival, e siamo alla Notte della Taranta, siamo a Merpignano, ci troviamo da una parte all'altra dell'Italia. Qual è l'augurio che fa questa azienda? Ma quello di continuare verso questo percorso, saper guardare i tempi e soprattutto saper fare delle scelte che devono comunque essere oculate e lungimiranti. Oggi essere lungimiranti è un fattore importante, poi la qualità del servizio chiaramente fa la differenza. Oggi non è il costo quello che fa la differenza, perché le persone sono disposte anche a spendere quel pochino in più, ma avere la certezza di essere tranquilli e sicuri.